Prego. Grazie Presidente, eccellenze della Corte, io intervengo come appunto anticipato sia dall'Avvocato D'Ascola che dall'Avvocato Schembri sul tema della nuova prova scientifica, cosa che farò sia attraverso una sorta di panoramica introduttiva, perché riteniamo che sia indispensabile apportare chiarimenti e completezza rispetto a ciò che è stato detto nel corso della scorsa udienza, già da un punto di vista preliminare inerente non solo alla rappresentazione del novero delle prove scientifiche con le quali ci confrontiamo, o meglio, perché non solo la rappresentazione di questi elementi di prova è stata, a nostro avviso, senz'altro parziale nel corso della scorsa udienza, e non solo ne è stato rappresentato in modo parziale il contenuto, con la conseguenza che il vaglio sulla effettiva sussistenza o meno della novità di questi elementi di prova è stato nella scorsa udienza condotto alla luce appunto di una rappresentazione non completa, quindi come tale non realmente rappresentativa di quanto questi elementi di prova contengono, ma oltre a ciò è stato fatto anche rispetto a questo confronto ad un panorama giurisprudenziale non completo. Dunque, nel pieno rispetto che più volte è stato oggi richiamato dall'Avvocato D'Ascola, pieno rispetto di tutte le parti del processo, pieno rispetto del luogo in cui ci troviamo, consapevoli che il contraddittorio può anche avere dei momenti di forza, dei momenti anche aspri, duri all'interno di un processo, ma che mai debba venire meno il rispetto sia per indole personale che per acquisizione professionale e deontologica, nel pieno rispetto che quindi sottolineo all'inizio e varrà questa precisazione per l'interezza del mio intervento. Ogni qualvolta mi troverò a contrastare quanto è stato detto alla scorsa udienza, sarà senz'altro nel pieno rispetto delle parti processuali. E in questo pieno rispetto però inizio col dire che questa negazione della sussistenza della novità sotto il profilo scientifico è avvenuto per effetto di ombre gettate tramite suggestioni. E la prima delle suggestioni è quella che viene per l'appunto da un panorama giurisprudenziale, dicevo, incompleto. Perché? Sono ovviamente stati elaborati nell'ambito della giurisprudenza plurimi criteri rispetto ai quali effettuare il vaglio sulla sussistenza della novità a livello scientifico. Ma alla scorsa udienza abbiamo sentito l'enucleazione soltanto di due filoni giurisprudenziali di riferimento. Primo passaggio importante, non sono due ma tre, come a breve ovviamente illustrerò, con dovizia di particolari e riferimenti giurisprudenziali. Ma anche rispetto ai filoni che sono stati richiamati alla scorsa udienza, sarà fondamentale apportare un chiarimento importante, che in parte è già stato introdotto nell'intervento dell'Avvocato D'Ascola, perché è stata proposta una interpretazione del concetto di metodologia scientifica che è assolutamente non corrispondente né a quanto enucleato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che lo introduce, né tantomeno e prima ancora al concetto di metodologia scientifica per come noi lo possiamo trarre lì dove viene coniato, l'ambito scientifico. Quindi ci sono obiezioni di tipo giurisprudenziale, ma anche di tipo logico, oltre che, volendo, anche di tipo letterale, che dobbiamo rivolgere a questo tipo di interpretazione. Senza inutili preamboli, vado direttamente al cuore della questione a cui sto facendo riferimento. Innanzitutto, quali sono questi i tre filoni giurisprudenziali di riferimento? Il primo era stato puntualmente citato alla scorsa udienza, è quello in qualche modo di più agevole percepibilità, nel senso che si fa riferimento a quella giurisprudenza di legittimità che ammette una nuova prova scientifica in ragione dell'oggetto su cui cade l'accertamento, quindi nuove valutazioni su elementi nuovi, valutazioni tecnico-scientifiche su elementi nuovi. Nulla questio nella interpretazione di questo primo filone. Il secondo, che adesso mi limito a citare, poi ci tornerò dopo per prima poter procedere ad un'enucleazione completa che appunto lamentavo essere assente, non voglio incorrere nello stesso errore, voglio subito completare il quadro. Il secondo appunto, la diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi invece già noti, come sappiamo, al perito e al giudice, in quanto fondata su appunto nuove metodologie. Questo è il punto, le nuove metodologie su cui cade l'errore interpretativo a cui mi riferivo. A breve mi permetterò di apportare i nostri chiarimenti. Il terzo filone, quello di cui non abbiamo sentito minimamente parlare. Corte di Cassazione ha chiarito che costituiscono prova nuova dal punto di vista scientifico anche quelle consulenze che semplicemente non esistevano all'epoca del giudizio di merito, in quanto basate su metodi astrattamente esistenti anche all'epoca in cui si è svolto il giudizio di cognizione,
ma che non erano state di fatto eseguite, espletate. Quindi il metodo era disponibile, non erano state espletate, purché si tratti chiaramente, ma questo è un criterio che vale sempre, di accertamenti che risultino determinanti ai fini del capovolgimento dell'assunto fatto proprio dalla sentenza di condanna passata in giudicato. Cioè leggiamo in queste sentenze ulteriori che le consulenze costituiscono in questi casi esse stesse elemento nuovo. Do corpo, come dicevo, con delle specifiche citazioni giurisprudenziali a questo riferimento, che non resti astratto. Riferimenti recenti, Corte di Cassazione, sezione quinta, Veneruso, 22 gennaio 2020. Faccio notare sin da subito che si tratta di un orientamento giurisprudenziale nato nell'ambito degli accertamenti relativi alla capacità di intendere e di volere. E non è un caso, sul punto poi l'avvocato Bordeaux scenderà nei dettagli quando si parlerà della consulenza sulle false confessioni, proprio ad illustrare come nella prima parte di quella consulenza vi siano una serie di accertamenti peritali inerenti alle condizioni psichiche di Olindo e Rosa che si collocano esattamente in questo solco giurisprudenziale. Non è solo quello la consulenza sulle false confessioni, c'è tanta nuova letteratura scientifica e ne parleremo, ma c'è anche questo, ci sono degli accertamenti di tipo psicologico che non basta, come abbiamo sentito alla scorsa udienza dire avrebbero potuto essere effettuati anche prima. No, perché esiste questo filone giurisprudenziale, citavo adesso Cassazione Veneruso, ma citerò dell'altro, che per l'appunto ne ammette la possibilità di espletamento. In modo particolare, esplico soltanto la massima di cui alla sentenza Veneruso, senza poi ovviamente trattenermi troppo oltre per quanto concerne gli altri precedenti. Cassazione Veneruso 2020, dicevo, ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato una istanza di revisione imperniata su una consulenza che era di tipo psicologico, che era stata, all'interno della quale era stato utilizzato il metodo che tutti conosciamo, il test MMPI-2. Ce ne sono anche altri citati, consultabili, tutti esistenti all'epoca in cui il giudizio si era svolto, e lo sappiamo tutti. In ogni procedimento penale in cui si accerti la capacità di intendere e di volere, uno dei test proiettivi che viene espletato è questo. Eppure Corte di Cassazione annulla la sentenza che aveva rigettato l'istanza di revisione perché basata su questa perizia, precisando che il dato per cui questo test era esistente all'epoca del giudizio non basta ad escludere la possibilità di considerare quella prova nuova, perché era accertamento non espletato nel corso del giudizio ed era accertamento che era in grado di dimostrare il vizio di mente dell'imputato e quindi capovolgere in quel caso la precedente sentenza di condanna. Negli stessi termini, giusto per dare atto della continuità di questo orientamento che preesisteva anche nel decennio precedente, Corte di Cassazione Penale, sezione quinta, 26 novembre 2009, numero 2982, e mi permetto, per l'interesse che certamente il dato suscita, di rappresentare che anche questa eccellentissima Corte di Appello di Brescia, prima sezione, nel 2005 si è pronunciata esattamente in questi stessi termini. La sentenza era 1 marzo 2005, una singolare peraltro sovrapposizione con la data di inizio del nostro processo che è iniziato proprio l'1 marzo di quest'anno, sentenza FAMBR, che ha ritenuto ammissibile appunto anche in questo caso ai fini della revisione una perizia psicologica, frutto anche in questo caso di una metodologia disponibile, scritto testualmente all'epoca del processo, ovviamente di cui era acclarata la indiscussa scientificità. Questo è un tema che adesso tratteremo, per adesso lo sto dando quasi per assodato, per scontato, non impiegata nel giudizio, anche se all'epoca esistente. Quindi questo è un terzo filone, eccellenze della Corte, che noi non possiamo non tenere in conto quando ci disponiamo al vaglio della sussistenza o meno del carattere di novità dei nuovi elementi di prova sotto il versante scientifico dei quali oggi parliamo. Torniamo all'orientamento che ho citato per secondo, quello imperniato sul concetto di nuove metodologie scientifiche, quello rispetto al quale lamentavo un'erronea interpretazione che ci è stata presentata nel corso della scorsa udienza. Ho già detto in cosa consiste questo orientamento: valutazioni tecnico-scientifiche diverse rispetto a elementi già noti, ricorso a nuove metodologie, mediante il ricorso a nuove metodologie. Bene. L'Avvocato Generale nella scorsa udienza ha esattamente riportato la ratio che viene esplicitata all'interno delle stesse sentenze in questione. Cioè queste sentenze sono quasi tutte sentenze che completano la introduzione di questo principio con la illustrazione della ratio che lo sorregge, ossia le nuove metodologie, esatto, come si faceva una volta, dice l'avvocato D'Ascola, le nuove metodologie possono condurre all'accertamento di fatti nuovi. Per questo rilevano.
Ora, sebbene sia stata citata correttamente questa ratio la volta scorsa dall'Avvocato Generale, non mi sembra però che ne siano state tratte le corrette, logiche e uniche conseguenze possibili. Perché questa ratio rappresenta e deve rappresentare il vero criterio guida, il vero criterio interpretativo di questi principi. La ratio serve a questo, evincere la ratio da un principio, da una norma, da un concetto, da un discorso. Serve proprio ad orientare poi l'interpretazione di quella norma, di quel principio e di quel discorso. La individuazione di fatti nuovi, questo è il criterio. Allora, non la metodologia intesa, come abbiamo sentito dire, come strumentazione, come tecnica, con la esclusione esplicita della letteratura scientifica. Si è detto alla scorsa udienza che alcune delle nostre consulenze, in quanto imperniate soltanto sulla letteratura scientifica e non su nuove metodologie intese nel senso di nuova strumentazione, di tecnologia concreta, allora non sarebbero delle consulenze imperniate su un nuovo metodo scientifico. Ora, primo, evidente che la prima critica più evidente sta proprio, discende in maniera naturale dai principi che ho appena illustrato. Se la ratio è nuova metodologia, serve ad accertare nuovi fatti, è quello il punto che deve rilevare. Se la letteratura scientifica ci offre elementi per poter ricostruire da elementi già noti fatti nuovi, siamo esattamente nel solco della ratio di cui ha questa giurisprudenza di riferimento. E non ha nemmeno senso interrogarsi su esistenza o meno di una tecnica pratica, materiale, di una strumentazione. Il punto è quella ratio e ce lo dice la stessa giurisprudenza che illustra il principio. Ma non è nemmeno soltanto questo, perché l'accertamento giudiziale deve corrispondere sempre, dico cose ovvie, ma è necessario ricordarle evidentemente alla luce di quanto abbiamo ascoltato alla scorsa udienza, l'accertamento giudiziale deve corrispondere inderogabilmente allo sviluppo della scienza e a dirlo non sono i difensori, lo dice ancora una volta la Corte di Cassazione, alludo ovviamente a quella filone giurisprudenziale inaugurato in Italia con la sentenza Cozzini, quindi sezione quarta del 2010, che come tutti sappiamo ha sviluppato, fatto proprio sviluppati i principi che molto tempo prima la Corte federale statunitense con la sentenza Daubert del 1993 aveva enucleato in ordine proprio ai criteri che dobbiamo seguire per il vaglio della scientificità del sapere che entra nel processo penale. Quando la sentenza Cozzini enuclea tutta una serie di criteri relativi alla verifica della scientificità, lo fa perché occorre verificare l'affidabilità, l'esistenza del consenso della comunità scientifica, l'esistenza di una falsificabilità della tesi di riferimento. Occorre assodare, in parole povere, perché si potrebbe aprire un dibattito sul punto, non è questa la sede ovviamente, ma potremmo parlarne per ore, sempre con un interesse che non si fa mai minimo su questi temi, perché sono i temi che rendono vivo l'accertamento all'interno di un'aula di giustizia e realmente coerente con lo scopo di accertare il vero. Essere coerenti col progresso della scienza significa avere a cuore l'interesse all'accertamento della verità. E allora, questo insegnamento che noi traiamo dalla sentenza Cozzini e dalla giurisprudenza successiva serve proprio a chiarire l'esigenza di scientificità del sapere che entra nel processo. Possiamo accantonare questi principi perché siamo nel giudizio di revisione? Non mi pare. E allora il riferimento alla letteratura scientifica si impone anche per questa ulteriore ragione. La prima è la ratio di quelle stesse sentenze che mi sono permessa di illustrare. La seconda è questa. Prescindere dalla letteratura scientifica e limitare il riferimento alle metodologie solo alla nuova strumentazione significa prescindere dall'esigenza che l'epistemologia giudiziaria viva di queste esigenze, cioè di un reale accertamento del vero coerente con lo sviluppo della scienza, con il progresso della scienza. Ancora, la stessa giurisprudenza di riferimento contiene delle precisazioni importanti, proprio la giurisprudenza che fa riferimento alle nuove valutazioni tecnico-scientifiche e al ricorso alle nuove metodologie. Fa riferimento all'esigenza che così operando si mettano in discussione, altro scopo che viene ben fotografato, le basi scientifiche su cui si regge la sentenza di condanna. Ad esempio, Corte di Cassazione, sezione terza, 17 luglio del 2019. Le parole testuali sono negare la validità scientifica del sapere posto a base della condanna. E allora, se anche questo è l'altro criterio che dobbiamo utilizzare per interpretare quelle metodologie, negare il sapere scientifico che è a base della condanna è prerogativa di una nuova strumentazione tecnica o al contrario è prerogativa anche di un nuovo criterio di analisi, di un nuovo metodo di analisi di un dato concreto o di un dato scientifico che venga offerto dalla letteratura scientifica?
una pletora di elementi supporta questa interpretazione, nessun elemento, ci permettiamo di dire, supporta l'interpretazione opposta e riduttiva, estremamente riduttiva, che è stata proposta nella scorsa udienza. Del resto, plurime le sentenze che valorizzano in uno il concetto di metodologia scientifica, sempre in sede di revisione, l'espressione costantemente nuovi principi scientifici, a conferma che il rimando è alla letteratura che i nuovi principi ci offre. Ancora, altre espressioni ancora, abbiamo svolto una ricerca accurata proprio per dar corpo alle nostre osservazioni, che non siano lasciate in un contesto di genericità di riflessioni specifiche e documentate. Altra espressione molto precisa. Sentenze che valorizzano le nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza. Nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé. Basterebbe ancora una volta questa espressione. Anche in questo caso offro dei riferimenti, sono tutti esemplificativi. Cassazione Mazzagatti del 2013 o sezione quinta 8 marzo 2018. Ve ne sono altre ovviamente anche, ma a titolo esemplificativo offriamo dei riferimenti. Questa è un primo chiarimento che andava fatto per sgombrare il campo, come dicevo, da ombre che sono state lanciate, in qualche modo tratteggiate con riferimento alla sussistenza della novità, ma come dicevo, derivavano da una rappresentazione incompleta. Nuove risorse in ambito scientifico sono le nuove linee guida di analisi che propone il dottore Capra, il professor Capra, come vedremo a breve, sono i nuovi criteri di valutazione delle confessioni che troviamo inserite all'interno della consulenza collegiale sulle confessioni, sono nuovi metodi analitici, ma ne parleremo dettagliatamente, in parte io, in parte la collega Bordeaux, in parte nuovamente l'avvocato Schembri, in una, come si è già detto, opportuna suddivisione degli argomenti. E vedremo come le nostre consulenze sono in parte basate su elementi fattuali nuovi. Già prima sono stati citati le nuove intercettazioni dalle quali traiamo, adesso mi permetterò di tornare brevemente sull'argomento, il dato relativo all'amnesia anterograda, quindi nuove consulenze basate su nuovi elementi fattuali. Sto citando soltanto qualche esempio, poi sono ovviamente molti di più. In altri casi troveremo dati preesistenti e mai valutati, che sono stati valutati oggi per la prima volta. Lo vediamo anche con riferimento alla consulenza Rabitti, ad esempio, quella relativa ai dati relativi all'energia elettrica, ma anche prima di arrivare alla consulenza Rabitti, che verrà esaminata nella seconda parte dei nostri interventi, lo vediamo con la consulenza del professor Priori. L'edema all'interno del muscolo psoas era un dato esistente e mai valutato, oggi oggetto di valutazioni scientifiche. Ripeto, sono soltanto esempi proprio per completare con uno sguardo alle nostre consulenze quanto ho introdotto in via preliminare. E infine le nuove conoscenze scientifiche delle quali le nostre consulenze pullulano. E puntualmente farò riferimento anche agli anni nei quali le nuove conoscenze intervengono e agli allegati delle consulenze nei quali noi troviamo specifico riferimento, permettendomi altresì di rispondere alle critiche che sono state rivolte alla scorsa udienza, diverse da quelle già analizzate all'avvocato Schembri, proprio in ordine alla non novità del dato scientifico dal punto di vista della letteratura. Quindi in disparte la prima critica di tipo metodologico, per giocare un po' sulle parole, ci sarà anche una critica di tipo contenutistica. Oltre a questo, altro criterio che mi permetto cercheremo di evidenziare è anche che il metodo seguito dai nostri consulenti è esso stesso un metodo scientifico, perché non si tratta solo di utilizzare un metodo, una conoscenza scientifica, ma anche di applicarla con il rigore che viene richiesto dalla scienza. Lo vedremo in modo particolare con la consulenza collegiale relativa a Frigerio. Non solo il dato scientifico, ma è anche applicato in coerenza agli insegnamenti della scienza. E concludo questa breve introduzione per poi passare appunto ad una disamina concreta, permettendomi anche di ricordare che questo orientamento è l'unico che noi abbiamo riscontrato essere espresso anche in dottrina. Non constano, perlomeno noi non le abbiamo individuate, delle voci differenti in dottrina in ordine al corretto modo di interpretare quel rimando alla metodologia scientifica. Anche in dottrina si dice, se veramente vogliamo assicurare che quella cultura dell'epistemologia che ha ampliato il discorso scientifico all'interno delle aule giudiziarie, proprio dalla sentenza Cozzini in avanti, se davvero vogliamo assicurare che quella cultura dell'epistemologia sia viva in un'aula di giustizia, questa interpretazione non può che essere l'unica, e questa è l'unica voce dottrinale che noi siamo riusciti per l'appunto a reperire, non come abbiamo sentito alla scorsa udienza, voci dottrinali contrarie rispetto a tale aspetto, a tale profilo. E allora, dando adesso un corpo contenutistico, dicevo, a queste riflessioni,
inizio proprio per continuità con quanto appena esposto dall'avvocato Schembri, a soffermarmi sulla consulenza collegiale relativa al signor Frigerio. Quindi la consulenza collegiale a firma del professor Sartori, a cui si riferiva l'avvocato D'Ascola quando prima più volte ha detto chiedetelo al nostro consulente di grandissimo livello, e non è l'unico, lo vedremo a breve, di grandissimo livello. Sartori ed altri. Stiamo parlando dell'allegato B ovviamente alla istanza. E allora un primo chiarimento anche qui di tipo procedurale. Perché la volta scorsa l'avvocato generale lamentava la violazione di una norma del codice di procedura penale, dell'articolo 233, dicendo sono stati nominati più di due consulenti per ogni materia, perché per l'appunto abbiamo una consulenza di tipo collegiale. Bene, ci permettiamo di dire che sarebbe bastato leggere le pagine 4, 5 e 6 dell'elaborato in questione dell'allegato B per avvedersi che le cose non stanno in questi termini, perché è vero che c'è un numero elevato di specialisti che sono stati da noi chiamati a pronunciarsi su specifici temi e su specifici quesiti e materie, ma confrontando non solo le specializzazioni ma anche e soprattutto i temi che sono stati devoluti, e lo abbiamo indicato per l'appunto, lo hanno indicato essi stessi all'interno di queste prime pagine della consulenza, si sarebbe potuto agevolmente verificare che le materie, i temi e i quesiti loro rivolti sono differenti, non sono stati chiamati ad esprimersi tutti sullo stesso argomento, tutti sulla stessa materia, salvo certo voler intendere per materia unica l'intera branca dello scibile in ambito medico, l'intera branca dello scibile in ambito psichiatrico. Notoriamente non è così, ma faccio anche qui delle rappresentazioni concrete, sempre per non lasciare il discorso sul piano di tipo generale astratto. Solo qualche esempio, e farò ovviamente torto ai consulenti che non citerò, ma ovviamente poi la Corte completerà autonomamente questo vaglio. Professor Sartori, che è ordinario, peraltro sono tutti professori ordinario associati delle diversi contesti accademici italiani di diversa estrazione peraltro, quindi qui non c'è un'unica scuola che esprime un unico pensiero, vengono da diversi contesti. Professor Sartori, ordinario di neuropsicologia, lo abbiamo consultato, risulta, specificamente sulla memoria del testimone, 200 pubblicazioni scientifiche ed oltre su questo tema. La professoressa Letizia Caso, che è professore associato di psicologia sociale e che mi permetto di aggiungere, questo non si ricava dalla enucleazione alle pagine 4, 5 e 6, fa parte, rappresenta l'Italia in un gruppo mondiale che è stato finanziato, un gruppo di studio finanziato dall'Unione Europea, è tutto verificabile, sono dati pubblici, per l'implementamento dei cosiddetti principi di Mendez. Il gruppo si chiama proprio Implementez, è stato costituito nel 2021, è costituito da giuristi, è costituito da psicologi forensi, da criminologi, ed è stato costituito per delineare, cosa che è stata poi concretamente fatta e compiuta, tutta una serie di principi per lo svolgimento di un interrogatorio non suggestivo. Si capisce già dunque la professoressa Caso su cosa è stata da noi interpellata. È vero che è professore associato di psicologia sociale, ma l'abbiamo consultata con specifico riferimento all'analisi delle tecniche di interrogatorio investigativo. Quindi non basta guardare la laurea in psicologia o l'insegnamento, dobbiamo guardare la materia sulla quale ciascuno di costoro è stato chiamato a pronunciarsi. Vado rapida su qualcun altro, il professor Paolo Cherubini, ordinario di psicologia generale, ma è consultato con specifico riferimento alla sua specializzazione sulle metodologie delle reti bayesiane per verificare la coerenza interna della tesi accusatoria e di quella difensiva. Sono materie diverse, non possiamo guardare soltanto alla laurea. La professoressa Scarpazza, per esempio, altro illustre nostro consulente che ha curato la sintesi della letteratura scientifica sulle false confessioni, ciascuno su una diversa materia. Non mi trattengo oltre perché sarebbe un elenco che ovviamente non mi permetto di fare io alla Corte, che autonomamente lo avrà già fatto e lo potrà anche nuovamente ripetere. Cosa diversa, come già anticipato all'avvocato D'Ascola, è che questa difesa sin d'ora si dichiara disponibile, ovviamente se, come ci auguriamo, si perverrà ad un'ulteriore fase, scremare la lista testimoniale. Questo è un altro tipo di discorso che ha a che fare con l'economia del processo e con la collaborazione che sempre per dovere deontologico spetta anche ai difensori, ma non si dica che c'è una violazione del 233 del codice di procedura penale. Ciò chiarito in via preliminare, ritorniamo al nostro tema principale, la metodologia scientifica utilizzata, quali sono i dati scientifici che vengono utilizzati nuovi completamente all'interno di questa consulenza collegiale. Primo punto, la letteratura scientifica nuova in tema di neuroscienze cognitive. Questo è il primo punto che regge l'impalcatura di questo elaborato peritale relativo
al signor Frigerio. Ora, già quando parliamo di neuroscienze cognitive, Presidente, parliamo di una branca del sapere scientifico che tutti noi sappiamo essere nuovissima. A partire dagli anni 80 in avanti ha sconvolto il sistema di diagnosi e cura all'interno della psichiatria, all'interno della neurologia, con scoperte costantemente nuove. Il dato non è privo di importanza, perché dagli anni 80 a oggi è continuo l'implementazione che avviene del sapere scientifico in ambito di neuroscienze cognitive. Che ricordiamolo, studiano le relazioni tra la mente e il cervello, le funzioni dei neuroni nella formazione del ricordo, e di questo che stiamo parlando con riguardo a Frigerio, la funzione dei neuroni anche nella trasmissione delle informazioni. E allora, vero che esiste a partire dal 1980, ma è solo nel 2013, e come promesso indico anche gli allegati, l'allegato 5 a questa consulenza contempla tutta la letteratura scientifica di riferimento, a partire dal 2013 intervengono dati che prima erano sconosciuti sul punto, e ora su questo opererò un'ulteriore precisazione. I dati sono quelli sul riconoscimento dei volti. Il riconoscimento dei volti familiari e non familiari, nei soggetti neurotipici e nei soggetti che invece presentano una neurolesione, nei soggetti patologici. Ora, anche questo era stato anticipato prima dall'avvocato D'Ascola. È ovvio che la scienza procede per accrescimenti. È ovvio che le tesi non intervengono da un giorno all'altro, un giorno non si sa una cosa, il giorno dopo improvvisamente si è conclamata la conoscenza scientifica su quel dato. Chiaramente non funziona così, non si procede così, si procede per continui accrescimenti, per esperimenti che anzi tra l'altro costituiscono uno dei criteri che la Cozzini enuclea per verificare se davvero quella tesi possa definirsi scientifica. Uno dei criteri, lo sappiamo tutti, è la quantità di studi che precede la formulazione di quella ipotesi, e una quantità di studi, se considerevole, deve evidentemente essersi snodata in un arco temporale precedente al momento in cui però si potrà dire che quel dato può affermarsi come conclamato, come acclarato scientificamente. Quindi non possiamo avvitarci intorno a questo dato, come abbiamo sentito fare alla scorsa udienza, e dire, si parlava di queste cose anche prima del 2013, cosa che è stata detta per diverse delle novità scientifiche alle quali noi abbiamo fatto riferimento, se ne parlava anche negli anni precedenti, dunque non è nuova nel 2013, preesisteva. No, noi dobbiamo verificare che negli anni precedenti, se negli anni precedenti sono state formulate delle ipotesi, se queste ipotesi hanno poi ottenuto una validazione propriamente scientifica secondo i criteri richiesti dal nostro mondo, appunto ancora una volta Cozzini e successiva giurisprudenza. Quello è il momento che per noi fa fede, e non lo dico ancora una volta io, ce lo dice la stessa Corte di Cassazione. Tutti conosciamo la giurisprudenza in materia di amianto, tutti conosciamo la giurisprudenza che, con riferimento a quella incerta tesi relativa all'esistenza o meno dell'effetto famoso acceleratore con riguardo all'esposizione a fibre di amianto, addirittura ha portato a un certo momento taluni giudici di merito a richiedere la remissione della questione alle sezioni unite. Quindi rimettiamo la questione alle sezioni unite per capire come deve decidere il giudice dinanzi a questa incertezza scientifica sull'effetto acceleratore, sussiste o non sussiste. Quindi assolviamo, condanniamo a seconda dei casi. Tutti conosciamo la risposta che è venuta alla Corte di Cassazione, che ha negato la rimessione della questione alle sezioni unite. Perché lo ha fatto? Non ci interessa la questione amianto a livello contenutistico, ci interessa il principio. Lo ha fatto perché si è chiarito che nel momento in cui si ragiona di una tesi che è ancora incerta, quindi di cui si dibatte nell'ambito di riferimento, ma è ancora incerta, evidentemente al giudice non spetta altro che prendere atto di quella incertezza ed assolvere. Cosa diversa nel momento in cui interviene una conclamata scoperta che porti a far pendere l'ago della bilancia, o nel senso dell'esistenza di quella legge ipotizzata, o nel senso della sua esclusione. A quel punto potremmo dire che quella legge è conclamata e pretenderne l'applicazione nell'ambito di un giudizio, o nel senso dell'assoluzione o nel senso della condanna. Di questo parliamo, Presidenze ed Eccellenze della Corte. Parliamo di dati scientifici che diventano conclamati quando per l'appunto sono tali per la comunità scientifica internazionale, come tali vengono validati. Ergo, questa obiezione che è stata rivolta al richiamo a letteratura che diventa conclamata nel 2013, ci siamo sentiti dire in realtà c'erano anche prima degli studi sul riconoscimento dei volti, è una critica vuota di contenuto, perché non tiene conto di quanto ho appena esplicitato. E allora, cosa ci dice questa letteratura scientifica? Fatto questo opportuno chiarimento sempre sulla metodologia come da intendimento iniziale. Riconoscimento dei volti familiari e non familiari, dicevamo, nei soggetti patologici e non patologici.
Nel 2013 ciò che è stato acclarato sono almeno due dati che prima non erano per lo appunto certi. Il primo, la diversità di meccanismi cerebrali che sono sottesi al riconoscimento dei volti familiari e non familiari. Questa è la prima novità scientifica importante, che ci dice non soltanto che il volto familiare si riconosce in modo più veloce, più rapido rispetto al volto non familiare, senza l'utilizzo di risorse attentive che sono necessarie invece quando si sta riconoscendo un volto non familiare, ma anche ci dice che viene riconosciuto il volto familiare in modo automatico. Quindi senza l'utilizzo di un controllo, né volitivo né decisionale. Il sistema nervoso elabora i volti familiari e non familiari in modo diverso, tant'è che una risonanza magnetica funzionale è in grado di rilevarlo. Questo è il primo dato, non è un dato di poco conto, ma non è ovviamente l'unico, è solo il primo di tanti. Secondo elemento che viene cristallizzato nel 2013. La familiarità induce il riconoscimento del volto anche in presenza di alterazioni importanti, anche in presenza di condizioni particolarmente degradate. Tali erano, per le ragioni già richiamate prima dall'avvocato Schembri, le condizioni del signor Frigerio non il 15 di dicembre, data rispetto alla quale, lo si è già detto, nessun elemento concreto, documentale, esistente né all'epoca del processo di cognizione e nemmeno oggi, ci offre il quadro di un soggetto con difficoltà di memoria, con difficoltà cognitive o con confusione, difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio. La deposizione del 15 è dettagliata, precisa e c'è una descrizione di un aggressore che non è sovrapponibile al volto di Olindo Romano. Al contrario, le condizioni degradate si riferiscono ad un momento successivo e abbiamo un dato documentale chiarissimo che è quello già citato prima, le intercettazioni telefoniche. Anche in questo caso non ho precisato il dato relativo alla familiarità, al modo in cui induce il riconoscimento, si riferisce a studi scientifici di livello internazionale intervenuti questa volta nel 2014, allegato 5, pagina 7, sempre per dare un contenuto specifico. Quindi partiamo dal 2013 e a seguire negli anni successivi si fissa ulteriormente questo ulteriore criterio. E allora già qui la prima ricostruzione, che è quella per la quale sicuramente non è possibile sopprimere in modo volontario un volto noto, non è possibile sopprimerlo se c'è una condizione di normalità a livello, quindi un'assenza, una condizione fisiologica, non patologica, ma non è possibile nemmeno se c'è una condizione patologica. Adesso torneremo su questo, perché intanto ci serve a dire già da solo questo dato, basterebbe a dire che la prima descrizione è l'unica che noi possiamo considerare realmente affidabile, quella del 15, perché non può essere stata la conseguenza della soppressione di un volto noto, qual era il volto di un vicino di casa, Olindo Romano. Ma di più, rimane questa impossibilità anche con riferimento ai dati successivi, ma su questo si innesta un dato nuovo che è costituito dalle tecniche di tipo suggestivo utilizzate su di un soggetto vulnerabile. Adesso ne parliamo, ma prima di spostarci su questo, solo qualche precisazione sul dato che già è stato offerto prima dall'avvocato Schembri, perché lo diceva anche l'avvocato D'Ascola prima, le prove si devono interrelare. Noi abbiamo dei dati nuovi, abbiamo dati nuovi scientifici, dati nuovi clinici e poi abbiamo anche dei dati preesistenti che ovviamente possiamo e come rileggere alla luce di questa novità che rappresentiamo. E allora intanto qui il primo dato scientifico nuovo viene interrelato con il dato clinico costituito dall'amnesia anterograda. Dati nuovi, la nuova conversazione del dottor Cetti di cui si è già detto, non ci ritorno su, quella del 27 di dicembre in cui Frigerio non sa che giorno è, non sa fare calcoli semplicissimi. È disorientato, è confuso, è una persona che dimostra oggettivamente di avere delle difficoltà anche nella memoria, non soltanto a livello cognitivo. E non soltanto, perché prima si citavano, vorrei solo dettagliare, conversazioni intercettate tra il 20 e il 26 di dicembre, tra il 20 dicembre e il 12 di gennaio, conversazioni che mi permetto di sottolineare, nei brogliacci erano state indicate come non utili ai fini delle indagini. Tra queste conversazioni ci sono quelle che citava prima l'avvocato Schembri, in cui il 26 di dicembre l'avvocato Gabrielli dirà testualmente mancano i suoi ricordi. Il 26 dicembre la figlia Elena Frigerio dirà non si ricorda niente e il padre risponderà non ricordo nulla. Dice un'altra parola comprensibile in quel contesto, non la riproponiamo in aula ovviamente. Il 15 dicembre ricorda e descrive un soggetto ben preciso, che non è sovrapponibile Olindo. 11 giorni dopo non ricorda più. Questo è il dato che porta alla
diagnosi di un'amnesia anterograda. Abbiamo sentito dire la volta scorsa che l'amnesia anterograda è stata ipotizzata dalla difesa, si è parlato come di una nostra congettura. Questi sono i dati, non c'è congettura ed era evincibile da una lettura attenta della relazione consulenziale. Sono dati oggettivi le intercettazioni ed erano preesistenti ma mai valutati perché relegati come elementi non utili ai fini delle indagini. Non utili? Non ricorda niente quando si pretenderebbe di dire che sta riconoscendo l'indoromano. E perché amnesia anterograda? E questo è il passaggio. Nel momento in cui il 15 ricordava e il 20, il 26 non ricorda più nulla, abbiamo la prova del dato di cui consta l'amnesia anterograda, cioè proprio un'amnesia che peggiora tardivamente la cognizione. Per questo è importante precisarlo, perché è esattamente corrispondente a quanto si ricava dal dato intercettivo. Ecco perché è impossibile il riconoscimento tardivo di olindoromano. Ma, dicevo, il dato cruciale è poi non l'amnesia anterograda, e anche questo è un passaggio da chiarire. Nella memoria della difesa Frigerio emerge quasi l'idea che sia l'amnesia il punto focale dell'intera costruzione dei nostri consulenti. Non è esattamente così, perché i nostri consulenti valorizzano l'amnesia in connessione con le tecniche di interrogatorio che sono state espletate sul soggetto amnesico. Il dato non è l'amnesia in sé, è su un soggetto vulnerabile. Quel tipo di domande, che sono state ampiamente descritte e commentate dai nostri consulenti con degli specchietti che effettuano un confronto con la letteratura scientifica di riferimento sulle modalità con cui l'interrogatorio va condotto, quel tipo di domande impattano fortemente ed esponenzialmente su un soggetto così vulnerabile. Quindi il dato non è l'amnesia anterograda isolatamente considerata che si prova a svilire. Non solo è provata clinicamente, o meglio è provata documentalmente, e quindi la valutazione clinica è fondata documentalmente, ma per di più rileva in ragione di questa interrelazione con il tipo di domande che sono state condotte. Terzo passaggio, a dimostrazione del metodo corretto seguito dai nostri consulenti. Prima individuano l'amnesia anterograda, poi ne ricercano la causa. Non è il contrario, come ancora una volta sembra di cogliere dalla lettura della memoria che citavo prima della parte civile. Prima individuato il dato e a quel punto ci si domanda quale può essere la causa. E qui entrano una serie di critiche che la difesa appunto di Frigerio ha illustrato all'interno della propria memoria o oralmente alla scorsa udienza. E come dicevo prima, certo, non dovremmo nemmeno scendere nel dettaglio. L'avvocato D'Ascola l'ha detto, non è questa la sede, ma nel momento in cui le critiche sono state lanciate e lasciate sul tappeto, è chiaro che noi dobbiamo scendere nel dettaglio di ciascuno di questi passaggi, scendere quindi anche nel merito, certamente trascinati dai capelli. La causa è stata individuata, ovviamente lo diceva già l'avvocato Schembri, nell'impatto funzionale della intossicazione da monossido di carbonio. Primo punto messo in discussione dalla difesa Frigerio è che ci siano elementi certi che provino questa intossicazione. E già, ha detto l'avvocato Schembri prima, non è così perché sta nella relazione autoptica del dottor Scola, quindi veniva addirittura dal fascicolo del PM la prova dell'esistenza dell'intossicazione. E vado oltre perché già è stato il collega a leggere proprio testualmente il passaggio di rilievo. Aggiungo solo che la Costituzione di parte civile originaria, giusto per consentire alla Corte di poterla meglio consultare, al punto 5 la Costituzione della parte civile della difesa Frigerio faceva riferimento proprio all'esistenza di una intossicazione da monossido di carbonio, riportando ancora una volta le parole testuali del dottor Scola. Quindi la parte che oggi, in questo contesto, servente a dichiarare l'inesistenza dell'intossicazione da monossido di carbonio, nega un dato che all'epoca aveva sottolineato e valorizzato per chiedere, come era legittimo, il risarcimento del danno. Si commenta da sé questa critica che è stata rivolta, evidentemente del tutto infondata. Secondo, sempre la difesa Frigerio afferma che non ci sono gli estremi di una intossicazione forte. Certamente, chi ha mai sostenuto che la intossicazione da monossido di carbonio fosse forte? Sarebbe morto. Avremmo descritto una sintomatologia completamente diversa che in verità va dalla demenza al coma alla morte. Frigerio non aveva nessuna delle prime di queste condizioni di tipo patologico. Dunque non è mai stato affermato che sia forte e di conseguenza anche questa è una critica priva di ogni riferimento concreto. Se questo è il dato, quindi c'è proprio la relazione autoptica a confermare l'esistenza dell'intossicazione, subentra un ulteriore riferimento scientifico, a conferma, come dicevo, del modo in cui procedono correttamente nella ricostruzione i nostri consulenti, perché fanno riferimento alla letteratura scientifica sulla intossicazione da monossido di carbonio, che ha creato, addirittura ha coniato, proprio un'espressione che va sotto l'acronimo di DNS e che sta per Delayed Neurologic Sequelae o Sindrome, a seconda dell'espressione che viene utilizzata, e descrive proprio il peggioramento
deterioramento cognitivo progressivo e tardivo che interviene a causa dell'intossicazione da monossido di carbonio. Quindi non solo esiste l'intossicazione, non solo c'è l'amnesia, ma c'è la letteratura che descrive esattamente quanto descritto dai nostri consulenti. Non solo, perché questo è un altro passaggio che è stato messo in discussione, per questo scendiamo nel dettaglio. Altro corretto metodo seguito dai nostri consulenti è stato operare una diagnosi differenziale, cioè arrivare ad individuare l'esistenza della causa dell'amnesia anterograda nella intossicazione in questione da monossido di carbonio. È la conseguenza puntuale della esclusione della possibilità di affermare che il nesso causale sia riferibile ad altri fattori causali, ad altre patologie presenti in capo al frigerio. Shock emorragico, arresto cardiaco, trauma cranico e intossicazione da CO2. Solo quest'ultima letteratura scientifica docet è in grado di produrre una amnesia anterograda, non le altre. Quindi anche in questo caso affermare, come pure è stato fatto, che non è stata individuata in modo corretto la causa, non corrisponde al vero. Ancora, la difesa, vado rapida perché appunto non voglio appesantire la trattazione, ma dobbiamo analizzare tutti i punti rapidamente. La difesa Frigerio ancora in sostanza afferma che la letteratura scientifica che è stata citata tramite i nostri consulenti realizzerebbe una sorta di autogol, non è questa l'espressione utilizzata nella memoria, ma il senso è questo, perché in sostanza finirebbe con lo sconfessare quanto invece i nostri consulenti vogliono dimostrare, e in modo particolare lo fa citando quegli articoli scientifici da cui risulta che solo un soggetto su quattro tra coloro che riportano un'intossicazione da monossido di carbonio hanno poi manifestato anche l'amnesia anterograda. Benissimo. Io non riesco a comprendere dove starebbe il punto di debolezza nell'affermazione per la quale Frigerio, che alla luce di tutti i dati fin qui rappresentati, oggettivi ed esistenti, controllabili, verificabili, Frigerio costituiva esattamente quell'un soggetto su quattro che statisticamente, avendo un'intossicazione da monossido di carbonio, riporta poi, manifesta un'amnesia anterograda. Per criticare questa affermazione bisognerebbe portare elementi dimostrativi del contrario. Certo che non è questa la sede, ma allora non è nemmeno questa la sede per elevare questa critica, se deve restare una critica generica, specifica, che evidentemente non può fondarsi su elementi che contrastino in modo documentato, reale ed effettivo quanto sostenuto dai nostri consulenti. Non sono stati forniti elementi perché non ci sono, e le conversazioni intercettate dimostrano semmai che Frigerio è quel soggetto su quattro. Critica, ancora una volta, vuota di reale contenuto e che si avvita su se stessa. Ma poi, ricordiamolo ancora una volta, i nostri consulenti non assegnano rilievo all'amnesia anterograda in sé, l'ho detto poco fa, assegnano rilievo alla DNA, quella sindrome della quale parlavo prima, in ragione delle domande suggestive. Quindi anche questo inerpicarsi e avvitarsi intorno alla sola amnesia anterograda poco rileva nel momento in cui abbiamo vinto queste critiche, ma non riteniamo perlomeno di averle sufficientemente scalzate, e meglio ancora potranno fare chiaramente i consulenti, perché non è questo difensore esperto in queste materie, come non lo è, immagino, nessun altro in quest'aula. Quindi è chiaro che noi, come diceva l'avvocato D'Ascola, tirati per i capelli, stiamo qui a dover rappresentare delle critiche che spettava ai consulenti, da una parte e dall'altra, rivolgere, non ad una udienza destinata all'ammissibilità. Ancora, ho citato più volte il dato per cui ciò che rileva è proprio la tipologia di interrogatorio che viene rivolta a un soggetto particolarmente vulnerabile. Dati basati sull'intuizione dei nostri consulenti? No. Nuove linee guida e nuova letteratura scientifica sulle modalità di intervista investigativa, successive al 2011, allegato 4 della consulenza, dove vedranno le eccellenze della Corte citato l'Innocence Project, un recentissimo studio del professor Brandon Garrett della Duke University School of Law e molto altro. Rimando direttamente all'allegato, ovviamente, per la verifica del peso di questi richiami. Non solo, altra letteratura scientifica ancora, sopravvenuta anche questa al giudicato, sull'impianto delle false memorie in presenza di domande suggestive su un soggetto vulnerabile, cioè tutto quello che abbiamo ricostruito con l'ausilio dei nostri consulenti è puntellato da riferimenti scientifici, non c'è una letteratura per tutto. La consulenza poi indica con precisione, e rimando ovviamente alla lettura dettagliata della consulenza, quali tecniche di intervista sono corrette e quali non lo sono, opera un confronto per tutte e tre le date, 20 dicembre, 26 dicembre e 2 gennaio, per rilevare proprio il discostamento rispetto alle linee guida di quanto operato con Frigerio.
Ancora qualche altra critica a cui dobbiamo rispondere, rivolta ancora una volta dalla memoria dell'avvocato De Rinaldis, sempre sul metodo scientifico. Questa volta è una critica che è stata sia rivolta all'avvocato De Rinaldis che dall'avvocato generale, anche se in maniera leggermente diversa, ecco, sono state modulate in modo un po' diverso. L'avvocato De Rinaldis sostiene che poiché l'amnesia anterograda in realtà rende incapaci di ricordare soltanto quelle informazioni che sono state percepite dopo ovviamente l'insorgenza dell'amnesia, allora, dato che Frigerio ha percepito il suo aggressore prima di diventare ovviamente amnesico, prima di essere anche intossicato, si avrebbe allora che l'amnesia anterograda non può avere influito sul mancato riconoscimento di Olindo. Questa è la critica che viene vergata dalla parte civile. E l'avvocato generale ci dice, in termini diversi ma comunque accostabili, che rimarrebbe inspiegata alla luce della costruzione operata dai nostri consulenti il fatto che l'amnesia anterograda ha inciso in modo selettivo, in sostanza, ha inciso soltanto sul ricordo di Olindo e non su tutto il resto, dato che invece ricordava perfettamente la dinamica dell'aggressione. Ora, qui la replica è di tipo logico, non è nemmeno di tipo scientifico, perché entrambe queste impostazioni sono prive di fondamento, entrambe queste critiche, perché danno per scontato che il 15 Olindo Romano fosse già amnesico quando descrive l'aggressione e quando descrive, lo torno a dire, il suo aggressore, perché lo ha descritto con caratteristiche, fattezze somatiche, altezza, corporatura, non sovrapponibili a quelle di Olindo Romano. E non si venga a dire, come abbiamo sentito la volta scorsa, che il volto scuro era legato al fatto che ci fosse del fumo che intossicava l'ambiente. È stata descritta una carnagione olivastra, non è stato descritto un colore annerito. Ecco, cerchiamo anche di ristabilire la dovuta chiarezza e anche qui il dovuto ordine con riferimento ai dati esistenti. Quindi dare per scontato che il 15 fosse già amnesico evidentemente vizia l'intero ragionamento che è condotto dall'una e dall'altra parte. Ricorda tutto, certo che non ricorda in modo selettivo il 15, ricorda l'aggressione e ricorda il volto dell'aggressore. Dove starebbe la memoria, la amnesia selettiva in questa data del 15? Non abbiamo mai sostenuto un dato del genere, ossia che l'amnesia ha impedito di ricordare l'aggressore. Le domande suggestive sul soggetto vulnerabile in una data in cui era pienamente amnesico, il 26, hanno impedito. Cosa ben diversa, che quindi non può essere vinta da questo tipo di ragionamento. E allora questo, e volgiamo via via al termine con riferimento a Frigerio, non è un miglioramento del ricordo, come pure abbiamo sentito dire e come già l'avvocato Schembri prima contestava. Aggiungo soltanto, non è un miglioramento del ricordo perché affermare che i ricordi migliorano col tempo è errato scientificamente. È incompatibile con la cosiddetta legge dell'oblio, si chiama legge di Ebbinghaus, ce lo potranno dire, speriamo, se arriveremo ad un'ulteriore fase, i nostri consulenti. È incompatibile questa affermazione con i dati scientifici, la memoria peggiora nel tempo, non migliora. È incompatibile con la legge scientifica sul riconoscimento dei volti noti che ho già citato prima e ancora è incompatibile affermare che il ricordo migliori col tempo nel caso concreto con il dato che ci consegna un peggioramento e non un miglioramento delle condizioni di Frigerio, quindi anche un'affermazione contro i fatti, quella che viene compiuta. E poi ricordiamo che il meccanismo della ripetizione è quello che consente il consolidamento del ricordo. E al signor Frigerio è stato ripetuto il nome di Olindo in una quantità che già è stata ricostruita prima enorme di volte. La ripetizione è uno stimolo che funziona per il consolidamento della memoria e del ricordo indotto anche nei soggetti che versano in una condizione patologica. Ancora, si è detto che intossicazione da monossido di carbonio è reversibile e che quindi questo dato smonterebbe anche questo la nostra costruzione. Certo che è reversibile e chi nega anche in questo caso che sia reversibile. Il fatto che ci sia una inidoneità del signor Frigerio a testimoniare in dibattimento non dipende certamente da un'amnesia anterograda e da un'intossicazione esistente in quel momento, ma alla falsa memoria che si era creata un anno prima a causa delle domande suggestive delle quali abbiamo parlato. Quindi la reversibilità nulla sposta, ormai si è consolidata una falsa memoria che ha sostituito la memoria originale, l'unica autentica, quello è il dato. Alludo ovviamente alla critica contenuta alla pagina 18 della memoria Frigerio e alla pagina 5 di questa memoria ancora troviamo un'altra critica sul versante scientifico, pure questa infondata. Io, come ho promesso, sia pure rapidamente, analizzo nel dettaglio le critiche, Presidente, perché il senso è non restare noi sul generico, esattamente come invece riteniamo abbia fatto l'altra parte. Viene affermato un altro dato che è l'assenza di studi randomizzati con riferimento all'intossicazione da monossido di carbonio rispetto al suo nesso causale con l'amnesia anterograda.
Bene, intanto sappiamo tutti che lo studio randomizzato non è l'unico studio osservazionale possibile, ci sono appunto studi osservazionali diversi che hanno consentito un progresso straordinario della scienza, si pensi al tema dell'ictus, al settore dell'ictus, ma a parte questo, quindi al dato per cui non basta citare l'assenza di questo tipo di studio per affermare che il nesso di causa non sia stato rigorosamente accertato in ambito scientifico, ma in più il termine randomizzato, e lo sappiamo tutti anche questo, significa che il soggetto che entra a far parte di uno studio viene assegnato in modo casuale o al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo. Questo significa random, a caso ovviamente, non significa altro che questo. Ma nel caso di una intossicazione da monossido di carbonio, chi effettua lo studio o la sperimentazione? Come potrebbe mai decidere chi è intossicato e chi no? Gli studi randomizzati rispetto a questo tema non esistono perché non si possono espletare materialmente, ma esistono altri studi. Dunque, anche questa è una critica priva di reale valore scientifico e che non conduce a scalzare, riteniamo, quanto abbiamo affermato. Ancora, i criteri di Bradford Hill, sempre sul nesso di causalità, sono citati i criteri di Bradford Hill dalla difesa Frigerio per dire che mancherebbero nel caso di criteri Bradford Hill, che sono ovviamente quelli che servono proprio per vagliare la sostenibilità del nesso di causalità tra l'esposizione a una sostanza e un determinato effetto. Si afferma che non sarebbero presenti nel caso di specie. Anche qui, rapidamente, i criteri sono la plausibilità. Evidentemente tutto quanto rappresentato fin qui con l'ausilio delle conoscenze acquisite tramite i nostri consulenti dimostra la piena plausibilità logica e scientifica della tesi proposta. La coerenza, una quantità smisurata di letteratura che si esprime sempre coerentemente negli stessi termini. La temporalità. L'amnesia deve intervenire 12 giorni dopo rispetto all'intossicazione. È esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie. Perfetta corrispondenza temporale. La forza non è la grandezza dell'associazione a rilevare, ma l'esistenza dell'associazione con certezza. Ed è presente anche questo elemento. Il cambiamento del fattore di rischio, come tale viene definito nella memoria, anziché come cambiamento di fattore determinante. L'ho già detto prima quando ho analizzato la diagnosi differenziale. Certo che intervengono anche altri fattori con riferimento al signor Frigerio. Nessuno di questi ha una potenzialità causale rispetto all'evento che stiamo considerando. È certo che non c'è nemmeno la specificità, questo è l'unico criterio di Bradford Hill mancante. Intervengono altre cause, ma non sono capaci, altri fattori, ma non sono capaci di esplicare un nesso causale. La specificità, dicevo invece, è l'unico criterio di Bradford Hill che si potrebbe dire qui mancante, perché per specificità si intende che esclusivamente quel fattore può generare quel determinato effetto. Solo l'intossicazione da monossido può cagionare amnesia anterograda? No, ovviamente. Ci può essere anche una demenza, ci possono essere anche la cronica intossicazione da alcol. Ma erano presenti in capo a Frigerio? No. E allora il fatto che sia aspecifico in sé il nesso di causalità nel caso di specie potrebbe sussistere anche con riguardo ad altre patologie, nulla sposta, perché erano patologie non presenti o comunque condizioni patologiche non presenti in capo al Frigerio. E allora, chiudendo il cerchio, mi pare evidente che non ci sia nulla di scientifico nelle critiche che sono state rivolte alla ricostruzione dei nostri consulenti. Non ci sia nulla che scalza realmente la esatta costruzione e le inferenze rigorose che sono state tratte dai fatti oggettivi e documentati da parte dei nostri consulenti. Semmai è un'inferenza inversa, come dicevamo insieme alla professoressa Scarpazza, esperta di fallacie logiche, che sottolineava questo dato, è un'inferenza inversa quella che è compiuta dalla controparte, che attacca una versione distorta della tesi dei nostri consulenti, e non è quello che dovrebbe essere fatto. E concludo su Frigerio, che anticipo era la parte un po' più impegnativa a livello temporale di questo mio intervento, la parte che seguirà sarà via via più sintetica, completo però ricordando quanto già diceva prima l'avvocato Schembri, che rimandava a me per un'ulteriore precisazione in maniera esplicita. La verifica empirica, ha ricordato prima l'avvocato Schembri che le telefonate del 20 e del 26 dicembre, che abbiamo più volte citato con riferimento all'amnesia anterograda, sono state sottoposte ad una nuova tecnica, anche questa, la verifica empirica. Nuovo metodo scientifico intervenuto nel 2014, mai sperimentato prima, per la decodifica del parlato anche degradato, Fred Stevenson, del parlato degradato intervenuta, ripeto, nel 2014. Ora, ha già spiegato l'avvocato Schembri di cosa si tratta, quindi non è il caso di soffermarsi troppo. L'unico dato che occorre aggiungere a quanto già ampiamente detto dal collega
e che alla scorsa udienza è stata contestata questa tecnica non per la validità in sé, ma perché non sarebbero noti i nomi dei famosi trascrittori indipendenti, che vuol dire trascrittori indipendenti, soggetti neutri, che non si fanno influenzare dal contesto perché non sanno da dove proviene quella conversazione. Viene loro sottoposta e devono decodificarla, trascrivere ciò che ascoltano senza nulla sapere e quindi senza avere alcuna aspettativa. Questo perché il presupposto di questa nuova letteratura è proprio questo: c'è un'influenza, tanto più è degradato il parlato, tanto più la decodifica del parlato degradato risente delle aspettative del trascrittore, di ciò che si attende e del contesto. E allora questi trascrittori neutri e indipendenti, che hanno sentito frasi del genere il 20 dicembre, come si fa a decidere? Dice Frigerio quando gli vengono fatte domande sul suo aggressore. E ancora, stessa giornata, non ricordo bene, allegato 9 della consulenza, non ricordo niente, guardi, io non l'ho riconosciuto, dice testualmente il 20 dicembre, e ci sono molte, 26 dicembre, ci sono molte altre frasi di questo tipo. Bene, ci è stato detto, non possiamo verificarlo perché non ci sono i nomi di questi trascrittori indipendenti. Benissimo, noi oggi abbiamo, se la Corte riterrà di acquisirla, la lista di questi trascrittori indipendenti che non avevamo inserito, semplicemente perché, solito discorso, era destinata al merito la verifica da parte della Corte, ci mancherebbe legittima, di come sono state somministrate queste conversazioni, di come sono state ascoltate, la tecnica, il metodo, sono i nostri consulenti a doverlo spiegare. Ma dato che la critica ci viene rivolta in questa fase, noi in questa fase portiamo, ripeto, ove la Corte ritenga di acquisirla, siamo pronti a depositare la lista di questi trascrittori indipendenti, con nome, cognome, data di nascita, residenza, che ove mai vorrà la Corte potrà consultare per verificare la correttezza scientifica del metodo seguito. E su questo direi che abbiamo veramente sviscerato tutto quelle che sono le critiche, o perlomeno abbiamo cercato di farlo, le critiche che sono state rivolte alla scorsa udienza. Mi sposto pertanto a considerare un'altra consulenza, anticipando che qui mi soffermerò pressoché esclusivamente sul metodo scientifico, lasciando poi all'avvocato Schembri e all'avvocato Bordeaux invece l'analisi tecnica nel merito, e sto parlando della macchia sul battitacco, la macchia di sangue sul battitacco, e quindi della consulenza del professor Capra. Sappiamo tutti che nel processo di cognizione sono state già trattate tutta una serie di tematiche sulle quali, non c'è dubbio, torna il professor Capra, ma erano già state trattate, ci mancherebbe che non si rilevi questo dato che è evidente ictu oculi, come si diceva prima. La possibile contaminazione involontaria della macchia, ne avevamo già parlato, il contrasto tra il CTPM e il dottor Previderei, che descrive la macchia come concentrata, e invece la possibilità che la macchia, se presente, fosse degradata. Il punto però è che il professor Capra torna su questi temi già trattati, e richiamiamo la giurisprudenza iniziale già analizzata e servente a questa nostra esposizione, lo fa alla luce di capacità analitiche del tutto nuove, non esistenti all'epoca del fatto, e si tratta di nuovi criteri di valutazione delle prove genetiche, nuova metodologia di analisi. Viene citata questa metodologia alla pagina 4 della consulenza. Si tratta del cosiddetto activity level. Ora, alla scorsa udienza si è detto giustamente c'è un unico riferimento scientifico, lo diceva il signor procuratore generale, ed è vero, c'è un unico riferimento scientifico all'interno della consulenza, intendo, ossia alla pagina 4 delle pubblicazioni della Società Scientifica Internazionale. Ovvio però che il dato per cui il riferimento è unico non riteniamo che basti assolutamente a scalzare la portata, che adesso mi permetterò di illustrare, di questo nuovo metodo, intanto perché è solo in apparenza un unico testo scientifico, perché, dicevo, rimanda a pubblicazioni della Società Scientifica Internazionale degli esperti in materia, cioè è un testo che raccoglie il consenso espresso da una pluralità di soggetti e che ci offre quindi il dato, torno alla giurisprudenza Cozzini, un dato necessario e indispensabile, quello di un consenso generalizzato nella comunità scientifica che ha validato quel metodo. Quindi è un riferimento scientifico, ma è un riferimento che li copre tutti. Ma a parte questo dato, si tratta di capire soprattutto in cosa consiste questo activity level, per consentire alla Corte di meglio poter vagliare l'effettiva novità poi dell'analisi condotta dal professor Capra su dati esistenti, aggiungendo però sin d'ora che nell'analisi del professor Capra entrano anche degli elementi nuovi che sono stati portati anche dalle dichiarazioni del carabiniere Fadda ed elementi nuovi che sono dallo stesso professor Capra rilevati attraverso un'analisi minuziosa delle fotografie esistenti. Quindi dati preesistenti,
dati nuovi a livello oggettivo, un dato scientifico preesistente, dati nuovi a livello oggettivo, nuova metodologia scientifica. Questa è l'impalcatura della consulenza del professor Capra. Però dicevo, cos'è questo activity level? Perché altrimenti parliamo in maniera astratta. Activity level è un nuovo metodo di analisi, dicevo, del dato genetico. Intanto, qual è la fonte? Non banale, sappiamo che tra i criteri della Cozzini vi è questo, verificare la fonte anche dei nuovi metodi e dei nuovi principi scientifici che vengono portati nel processo. Fonte che deve essere autorevole e indipendente. Bene, si tratta di linee guida elaborate dall'ENSFI. ENSFI è un acronimo che sta per Evaluative Reporting in Forensic Evidence. Grosso modo, traducendolo in maniera non proprio letterale, si tratta appunto di un contesto che spinge verso la corretta valutazione delle prove forensi e l'activity level costituisce metodo di analisi del dato genetico raccomandato per l'ambito forense dall'ENSFI, che è il punto di riferimento indiscusso di tutti i laboratori forensi principali europei, compreso quindi ora anche quello italiano, linee guida che sono successive al passaggio in giudicato della sentenza. Quindi questo è intanto la fonte e il dato temporale di riferimento. Però di cosa si tratta e perché si è arrivati a questa modifica? Io fin qui ho parlato di dato scientifico, di informazioni scientifiche, come dati che sono cruciali quando entrano nel processo, e così è. Vi è però un'eccezione che si è compresa negli ultimi anni. L'eccezione è costituita proprio dal dato scientifico di tipo genetico, perché sul dato genetico è stata ormai acquisita la consapevolezza che, mentre rispetto agli altri dati scientifici possiamo noi attribuire un significato tendenzialmente univoco a livello probatorio a quel dato scientifico, per tutte le ragioni che rimandano all'accertamento Cozzini e giurisprudenza successiva, questo non può dirsi con riguardo al dato genetico, per una serie di elementi, di fattori. Il primo, noto da sempre, è il pericolo di contaminazione. Il pericolo di contaminazione sappiamo tutti che è sempre esistito, sia al momento in cui si reperta, sia al momento in cui si analizza, anche quando si conserva. Ma questo era un problema storico in qualche maniera che non aveva incrinato fortemente la forza del dato genetico. A un certo momento si è arrivati a comprendere invece che l'esame della traccia biologica dà solo un'informazione, la certezza che ci sia stato un contatto tra il soggetto le cui cellule del DNA sono campionate e il luogo, la persona, il contesto nel quale quella traccia viene repertata, ma non dà ovviamente alcuna informazione in ordine alla dinamica retrostante e in ordine alle modalità, ecco, con le quali si è pervenuti a quel contatto. Restano ignoti questi dati, e sono i dati che interessano nel processo, però a noi non può interessare soltanto sapere se delle cellule stanno su un supporto, ci interessa capire come sono arrivate su quel supporto. E quindi il dato genetico è spesso fuorviante, tanto più quanto sono alti i limiti di sensibilità e quanto più infinitesimali, quanto più piccole sono le particelle di materiale che si tratta di analizzare. Per rendere l'idea, non certo alle eccellenze della Corte che avranno già perfettamente compreso, così anche le altre parti in aula, ma per chiunque ci ascolta, e rendere il concetto anche più fruibile. C'è un noto esperimento sui coltelli che è stato svolto in America che dà l'idea di questa problematica. Un numero di soggetti che vengono chiusi in un ambiente unico ad interagire tra loro, parlando, dandosi la mano ed altro. Un numero di coltelli pari a quello delle persone che viene sterilizzato e tenuto da parte. A un certo momento le persone vengono separate e mandate ciascuna in una stanza separata ed isolata, e a ciascuna di costoro viene consegnato uno dei coltelli sterilizzati affinché lo utilizzi, lo maneggi. Bene, l'esito dell'analisi ha dato concretamente su una buona parte di questi coltelli le tracce di colui che effettivamente lo aveva maneggiato, di coloro che lo avevano maneggiato. Su una parte non esigua, anche se non era la prevalenza, sono state ritrovate tracce non riferibili al soggetto che aveva maneggiato il coltello, ma a qualcuno dei soggetti con i quali costui era entrato in relazione prima, quando si trovavano tutti congiuntamente. Cioè finisce sul coltello la traccia di un soggetto che non lo ha toccato. Ecco, questo rende plasticamente l'idea del dato che avevo già evidenziato a livello concettuale. E allora c'è la riferibilità alla persona, ma ignoriamo come sia arrivato lì. Questo è quindi il secondo problema che ha indebolito storicamente la prova genetica. Il terzo,
molto rapidamente, più sono avanzate le capacità di analisi, più ovviamente si riesce ad analizzare anche una particella in condizioni estreme, degradate, sia nella qualità quindi che nella quantità, e più si riesce ad andare avanti con l'analisi, più sarà difficile l'interpretazione, affidata anche alla fallibilità dell'operatore. Quindi un altro elemento che moltiplica la difficoltà, il fatto che i dati da analizzare si moltiplicano, rende più difficile l'analisi. Bene, per sopperire allora, io sono stata estremamente sintetica e chi di competenza è il professor Capra ovviamente potrebbe essere molto più dettagliato e scientifico, però per sopperire a queste principali problematiche nonché ad altre si è valutato questo passaggio all'activity level. In questo consiste quindi, ma dovevamo spiegare il perché si arriva per comprenderne l'importanza. Passaggio all'activity level raccomandato dall'ENSFI significa esattamente questo, che il dato scientifico di tipo genetico, che prima poteva essere utilizzato nella sua nudità, nella sua autonomia, quindi ci informa di X e X è considerato un dato indiscutibile, oggi non è più da utilizzare in questi termini. Il dato informativo che traiamo dal dato scientifico va inserito in un'analisi di insieme, raccomanda l'ENSFI, e questa analisi di insieme deve tenere conto di tutti i dati esistenti all'interno della vicenda fattuale. Quindi se la vicenda concreta ci consegna dei dubbi in ordine a questa traccia, che vi esporrà bene l'avvocato Schembri successivamente, se ci consegna dei dubbi sulle sue caratteristiche, addirittura sulla stessa repertazione di questa traccia, come vedremo, sono dati che il dottor Capra, il professor Capra, chiedo scusa, doveva tenere in conto oggi, perché è una novità intervenuta dopo il passaggio in giudicato. Questo compito rimesso in sostanza non più solo al giudice, il giudice lo poteva fare già prima ovviamente, porsi delle domande e metterle in relazione, ora lo deve fare direttamente l'esperto scientifico che analizza quel dato, deve tener conto dei dati del contesto. Non ho aggiunto un dato importante, non ho chiarito un dato importante, questo percorso non è affidato ovviamente alla libertà interpretativa senza dei criteri allo scienziato di riferimento. Si sottolinea l'importanza del ragionamento, proponendo un percorso interpretativo che io sovrapporrei per assonanza a quello che noi già ben conosciamo con riferimento al nesso di causalità, quello che ci è stato consegnato dalle sezioni unite francese con il concetto di probabilità logica. Cioè si legge l'activity level, in questo ragionamento complessivo, dato scientifico più elementi fattuali, deve portare ad una conclusione espressa in termini in sostanza di ragionevole certezza. Precisamente si parla di rapporto di verosimiglianza, indicato ancora una volta con un acronimo LR, rapporto di verosimiglianza, che non è altro che una probabilità di tipo soggettivo, come la nostra probabilità soggettiva, probabilità logica, chiedo scusa, a sua volta presa in prestito, come sappiamo, dalla logica. Quindi non più dato scientifico asettico, ma ragionamento. E il ragionamento che è condotto appunto dalla professor Capra nel dare un peso al dato scientifico alla luce degli altri elementi e non un peso autonomo che da quegli elementi prescinde, è tale da portare a ritenere che quella macchia di sangue, per come è stata descritta dal consulente del PM dottor Previdereo, ossia come concentrata, non può essere la macchia di sangue, una macchia di sangue proveniente dall'auto di Olindo Romano, e non può esserlo per tutta una serie di ragioni che, ripeto, sarà poi l'avvocato Schembri a spiegare nel dettaglio, limitandomi io a questa parte introduttiva sul metodo scientifico seguito, ma fa esattamente questo, aggiorna il professor Capra il dato alla luce delle dichiarazioni di Fadda, alla luce dei dubbi su questo lumino all'utilizzo, le foto che sono scattate al buio ma poi le foto non si trovano, il luminol che è stato asperso ma poi non c'è nella traccia, il materiale su cui il luminol sarebbe stato asperto, che sarebbe stato utilizzato, che non è assolutamente compatibile, chiedo scusa, con la descrizione che è stata effettuata, il tipo di metodo per l'assorbimento con la carta bibula, tutta una serie di elementi, ma rimando, ripeto, all'avvocato Schembri, è solo per dare adesso il senso di quanti sono gli elementi concreti che entrano in questo ragionamento, portando alla conclusione che verrà poi illustrata, anche la mancanza nel dettaglio di fotografie con il riferimento dimensionale e ancora la violazione della catena con riferimento alle fotografie e alla loro numerazione. Verrà, rimando tutto a, appunto, ripeto, all'avvocato Schembri. Questa però è intanto la novità scientifica utilizzata, la sua portata e la sua fondatezza sotto il versante di tipo scientifico, e ho anticipato, ripeto, soltanto la conclusione così perviene. La macchia non poteva essere quella. Consulenza del professor Priori. Consulenza del professor Priori, sempre da un punto di vista scientifico. Stiamo parlando ovviamente della morte della signora Cherubini. Qui sarò ancora più rapida. Il professor Priori, che è ordinario di neurologia, analizza tre profili.
Il primo è una valutazione scientifica del tutto nuova su di un dato che però era esistente, ma mai è stato valutato. È un dato che traiamo dalla relazione autoptica, ma che all'interno del processo di cognizione non è mai stato analizzato e che conduce alla conoscenza di un fatto nuovo, come richiede la giurisprudenza. Il fatto nuovo è che la signora Cherubini non era in grado di deambulare, non era in grado di salire le scale, e questo è un dato che impatta in maniera frontale con il contenuto delle confessioni degli odierni assistiti, dimostrandone la insostenibilità. È uno dei tanti dati che ne dimostra la insostenibilità. Si valuta scientificamente un dato prima mai utilizzato, e il dato è l'ematoma presente nello spessore del muscolo psoas. Ora, rapidamente i passaggi, giusto per consentire una esposizione ordinata, e poi la considerazione delle critiche che sono state rivolte alla scorsa udienza per illustrare come riteniamo invece che siano sicuramente vincibili. Il primo dato è l'ematoma presente nello spessore del muscolo psoas, quindi risulta dalla relazione autoptica e presuppone necessariamente la lacerazione delle fibre muscolari, anche perché il tramite che è stato descritto è perfettamente compatibile con quello delle ferite inferte in sede lombare. Ci sono una serie di elementi descritti dal professor Priori che tolgono ogni dubbio sul punto. Dunque, se sono interrotte le fibre muscolari, la signora quantomeno ebbe una limitazione nella capacità contrattile. Capacità contrattile che è indispensabile per flettere il muscolo sulla coscia e poter camminare e salire le scale. Quindi quantomeno già l'ematoma in sé mette in discussione la possibilità di camminare in modo ordinario, diciamo. Interrompe fortemente, limita fortemente la capacità contrattile. Però noi aggiungevamo anche degli altri dati, non noi ma il professor Priori ovviamente, ossia che queste ferite in sede lombare, oltre che cagionare l'ematoma in questione, questa raccolta di sangue, abbia lesionato anche le strutture nervose che innervano proprio questa muscolatura ed anche determinato una compressione del nervo femorale ipsilaterale. Ora, alla scorsa udienza, il primo dato che ho rappresentato non è stato messo in discussione, perché giustamente sta nella relazione autoptica, l'ematoma c'è, e non è stata messa in discussione nemmeno la limitazione della capacità di deambulare. Quello che è stato messo in discussione è stato la parte successiva, cioè il fatto che anche i nervi possano essere stati lesionati e che quindi, in ragione di questa ulteriore lesione, da una limitazione si sia passati proprio ad una incapacità totale di deambulare. E allora, nozioni di riferimento che traiamo ovviamente dal contesto medico-scientifico ed anche dai manuali di anatomia. Le radici nervose che formano per l'appunto il plesso lombare, che è il plesso dal quale si origina, ho detto erano proprio le ferite in sede lombare, il plesso da cui si origina il nervo femorale, della cui distruzione stiamo parlando, si trovano esattamente dentro il muscolo psoas, sono all'interno e costituiscono una sorta di entità macroscopica indistinta. Allora è chiaro che se noi troviamo un ematoma che sta esattamente nel ventre di questo muscolo, esattamente centra e prende in pieno questo muscolo, è gioco forza che abbia inevitabilmente attraversato anche il nervo femorale. Non è scientificamente possibile che, trovandosi in un unico contesto, sia stata colpita la fibra muscolare e non sia stato colpito anche il nervo. L'inferenza logica basata su conoscenze scientifiche che viene proposta al professor Priori è rigorosa. Ovviamente ci confrontiamo con eventuali contestazioni, ma devono essere basate non su un dubbio soltanto. Qual è il dubbio che la Procura Generale aveva avanzato? Che siccome questo dato relativo alla lesione del nervo non risulta dalla relazione autoptica, dove troviamo soltanto la presenza dell'ematoma, allora noi non possiamo arrivare ad affermarne l'esistenza. Non può essere questo il modo di ragionare. Dal dato clinico dobbiamo trarre tutte le inferenze che le conoscenze medico-scientifiche ci consentono di affermare con certezza. E così è in questo caso. Seconda critica che la Procura Generale aveva mosso, e già questo è stato richiamato prima dal collega Schembri, quindi sarò ancora più rapida. Diceva la Procura Generale, beh, comunque, anche ammesso che ci fosse questa difficoltà, la signora avrebbe potuto comunque salire le scale appoggiandosi con la mano sinistra al muro e quindi aiutando la propria deambulazione. Bene, anche in questo caso la smentita è documentale, perché all'interno della relazione autoptica consta una ferita proprio a livello ascellare sinistro, una ferita profonda, una ferita che ha interessato anche la terza costa superiore e che ha inevitabilmente comportato dunque anche una compromissione della relativa fascia muscolare dell'arto superiore. Dunque, già la prima critica riteniamo che sia vincibile, ma la seconda sicuramente non trova nessun appiglio, anche da quel punto di vista documentale che la stessa Procura Generale richiamava.
chiuso così, come avevo promesso rapidamente, questa esposizione, ricordiamo però che c'è anche un ulteriore rimando da parte del professor Priori ad altri dati, dati anche questi presenti e documentati, sui quali si era discusso certamente all'interno del processo, ma mi permetto di rappresentare che uno di questi due dati, e alludo alla possibilità di ripresa di coscienza dopo che è intervenuta una concussione cerebrale, che certamente intervenne sulla signora Cherubini, il dato è in grado la signora Cherubini di riprendere coscienza e quindi eventualmente di deambulare, è un dato che, come rileva bene l'avvocato Schembri, che la cui passione deborda sempre, no, con piacere, e quindi mi ricorda anche lui, all'interno delle sentenze non se ne parla nemmeno in un rigo. La giurisprudenza non ci chiede che il dato debba essere stato valutato nel processo, ma che sia indifferente a una valutazione giudiziale. È la valutazione giudiziale quello che rileva. Quindi il fatto che all'interno del processo di concussione cerebrale si sia parlato all'interno del dibattimento, senza che però poi il dato sia stato valutato dal giudice, nemmeno implicitamente, rende anche questo dato nuovo nei termini che abbiamo chiarito all'inizio. Lascio per il resto la valutazione sulla concussione cerebrale ai colleghi che interverranno successivamente. Mi limito ad aggiungere soltanto un dato. Un'altra incongruenza che il procuratore Rispoli riteneva di rilevare era il dato per cui nella relazione del professor Priori si fa riferimento a un certo punto alla temporaneità che caratterizza la perdita di coscienza conseguente alla concussione cerebrale, e il dato veniva rappresentato per segnalare una presunta incongruenza con quanto affermato dal professor Priori, che invece rileva una incapacità di ripresa di coscienza della signora Cherubini. Bene, sul punto allora mi permetto di rappresentare. Primo punto, non vi è dubbio che questa sia un'affermazione, è ovviamente corretto quanto dice la Procura Generale, sta nella relazione del professor Priori. Ma perché sta in questa relazione? Perché è un dato valido in termini astratti, quindi nella rappresentazione della concussione e delle sue caratteristiche si riporta anche il dato per cui spesso essa è temporanea. Può essere paragonata a quella perdita di coscienza che c'è negli incontri di box, da cui poi ci si riprende rapidamente. Il punto però è che noi dobbiamo calare questo dato generale astratto nella concretezza del caso specifico, prova particolaristica, per evocare Federico Stella e tutto quello che ne è seguito con riferimento alla prova particolaristica rispetto al nesso causale. Cioè è una notazione valida sul piano generale, ma nel caso concreto. La signora Cherubini ha avuto traumi cranici contusivi ripetuti in rapida sequenza, una frattura cranica, focolai contusivi cerebrali, un'emorragia subaracnoidea, una intossicazione da monossido di carbonio e da fumi di combustione, un'anemizzazione acuta derivante dalle multiple ferite sul tronco e al collo. Cioè noi qui abbiamo un insieme di noxe sinergiche che non può categoricamente, sempre appellandoci, ispirandoci ai principi medico-scientifici di riferimento, avere determinato una perdita di coscienza temporanea, perché è un insieme di elementi che hanno evidentemente innalzato esponenzialmente la durata della perdita di coscienza, che nel caso di specie, ci spiega il nostro consulente, addirittura è stata da qualificare nei termini di un coma. Ma anche questo starà a lui esporlo, se sarà possibile. BPA della dottoressa Bruzzone, come avevo assicurato, più vado avanti nel mio intervento che sta per concludersi, più rapidamente mi soffermo sui dati che richiamo. La BPA della dottoressa Bruzzone, quindi la Bloodstain Pattern Analysis, che è una analisi con certezza mancante nel procedimento che si è concluso, al punto che anche all'interno di una delle sentenze ne veniva proprio lamentata la mancanza al fine di poter completare l'accertamento. E qui già sovviene quel terzo filone giurisprudenziale che richiamavo all'inizio, consulenze che avrebbero potuto essere espletate ma mancavano e sono determinanti, sempre al fine di capovolgere il giudicato. Quindi già questo primo dato diventa cruciale. Ovviamente sappiamo tutti, per averla letta, che la BPA della dottoressa Bruzzone rileva da due diversi punti di vista, nel senso che conduce sia dal punto di vista dell'analisi delle tracce ematiche, della loro morfologia e della loro dislocazione, conduce sia ad affermare che gli aggressori erano già all'interno dell'abitazione quando le vittime arrivarono, dato che confligge con quanto dichiarato dagli imputati nelle loro confessioni, e altresì che l'aggressione della signora Cherubini nella sua parte letale è avvenuta direttamente al piano di sopra, anche questo elemento che confligge con quanto dichiarato dalle confessioni. Anche su questo tema, come già detto più volte, saranno i colleghi ad intervenire nel merito. Resto ancora una volta sul piano relativo alla metodologia scientifica di riferimento. Non c'è dubbio che si tratta di una scienza che preesisteva
allo svolgimento del processo. Non ci permettiamo di affermare una cosa diversa da questa, ma a dire il vero non lo afferma nemmeno la nostra consulente, che nelle prime pagine proprio della sua consulenza offre una dettagliata ricostruzione delle origini che addirittura colloca nel 1800. Non abbiamo timore a rappresentarlo perché il dato è fin troppo noto. Il punto è che questa scienza già esistente è di utilizzo relativamente recente nel processo, nelle aule giudiziarie. Questo anche perché forse non si è fino in fondo compreso l'importanza di un sopralluogo anche di tipo criminalistico nella immediatezza dei fatti, forse per quella diffidenza che un po' nell'ambito penalistico ancora c'è nei confronti del mondo della criminologia, no? Si tende un po' ad avere un atteggiamento di diffidenza che nelle aule di università cerchiamo di eliminare, spiegando ai nostri studenti come in realtà con le dovute differenze tra il mondo del diritto penale e quello della criminologia, quest'ultima possa essere certamente di ausilio al processo penale. Però, detto questo, è una tecnica comunque preesistente, ma che negli ultimi anni si è certamente affinata ed evoluta, e questo è un primo dato, quindi non ne affermiamo certamente la novità, però la novità della sua evoluzione progressiva, questo sì, e alla luce, facendo il paio con quella giurisprudenza che abbiamo citato all'inizio, già questo riteniamo che dovrebbe bastare per ammettere l'utilizzo di questa, di questo nuovo elemento di prova. Ma a rendere nuova questa prova, comunque con certezza, in subordine diciamo rispetto a quanto ho rappresentato, vi è il dato che all'interno di questa consulenza sono individuate, insieme a molte altre riflessioni, delle nuove macchie di sangue che non erano mai state né repertate né analizzate nel corso del giudizio di cognizione. Anche in questo caso le macchie più contestate verranno discusse dopo dai colleghi. Io mi limito ad indicare quali sono queste novità, gli elementi nuovi e il loro rilievo in maniera molto rapida, tenendo presente che in tutti i casi si tratta di macchie che sono effigiate nelle fotografie ufficiali effettuate nei sopralluoghi dal RIS di Parma, quindi non certamente da fotografie che provengono dalla parte, ma da una fonte ufficiale e non discutibile. E la volta scorsa abbiamo sentito dire com'è possibile che il RIS di Parma abbia fotografato delle macchie e poi non le abbia repertate. È possibile, è successo. Queste macchie stanno lì, stanno in queste fotografie. La dottoressa Bruzzone, e rimando alla consulenza, spiega, guardando alla morfologia di queste macchie, descrivendole nel dettaglio, guarda alle loro dimensioni, le descrive anche nell'aspetto, al fine di spiegare che non può che trattarsi di macchie di sangue, quindi non sono confondibili con altro. Questo è un aspetto curato dalla dottoressa Bruzzone nel chiarire che non possono che essere macchie di sangue. Dunque, è successo, la critica non può essere, non è possibile che il RIS non le abbia analizzate. È accaduto, è successo. Quali sono? Rapidamente, pagina 50 della consulenza. Sono delle vistose macchie di sangue sulla cornice del vetro della porta finestra collocata accanto al luogo in cui è stato trovato il corpo della povera signora Cherubini. Sono delle macchie di sangue, peraltro, di due tipologie. Sono macchie da schizzo, e già ha spiegato prima l'avvocato D'Ascola quanto rileva e perché il riferimento ad una macchia da schizzo, quindi non mi soffermo su questo. Poste peraltro a 1,5 metri circa da terra, quindi perfettamente compatibili con uno schizzo proveniente dal corpo della povera signora per la posizione proprio in cui venne trovata, come sappiamo riversa in terra con il capo verso il basso e le mani a proteggersi il volto. E oltre a queste macchie da schizzo anche delle colature, tutte macchie che con le valutazioni tecniche anche nuove condotte dalla dottoressa Bruzzone si caratterizzano per confermare che l'aggressione della Cherubini nella sua parte finale è avvenuta per l'appunto al piano superiore, non al contrario in altro luogo come dichiarato nelle confessioni. Poi all'interno della consulenza questo dato è coniugato, certo, con dei dati preesistenti, ma sul punto, eccellenze della Corte, già sappiamo che una valutazione sinergica è possibile, è il codice di procedura penale a dircelo. Quando parla degli elementi nuovi di prova ci consente di analizzarli da soli o unitamente ad altri elementi, quindi è chiaro che quando all'interno della consulenza in questione, ma anche di altre, il dato nuovo viene coniugato nell'analisi e nel ragionamento a dati preesistenti, non si sta compiendo un'operazione non consentita dalla giurisprudenza sulla revisione. Si sta fotografando il dato nuovo e si rileggono i dati preesistenti per verificare se la tenuta del dato informativo che traiamo dall'elemento nuovo sia maggiorata, ed è quello che succede esattamente in questo caso. I dati preesistenti che confermano questa ricostruzione sono quelli relativi alle ferite sul giubbotto, che non ci sono. La signora ha delle ferite in sede lombare, ma nel punto corrispondente del giubbotto quelle ferite non ci sono. Altra conferma, per le ragioni meglio esplicate nella consulenza, che l'aggressione è avvenuta al piano di sopra quando la signora si è già tolto il giubbotto.
Analogamente per quanto concerne le macchie sulla tenda, sono macchie da proiezione della tenda che si trova proprio in quelle vicinanze e sono macchie da cast off, spiega la dottoressa Bruzzone. Che vuol dire cast off? Vuol dire che sono schizzi, per l'appunto, come dicevamo prima, che risultano dal sangue su cui è intervenuto un certo grado di energia, evidentemente il sangue raccolto dall'arma da punta e da taglio che venne utilizzata per infliggere alla povera signora quelle ferite in sede lombare nella parte finale dell'aggressione. E ancora, analogamente, l'altro dato preesistente che conferma questa analisi, le macchie vicine al corpo della signora, tutte da spruzzo e da proiezione. Questi tre sono dati esistenti, le nuove macchie sono elemento di novità. Ancora, altre tracce nuove alla pagina 53, in questo caso siamo nell'appartamento Castagna, tracce presenti sul pavimento del terrazzino della casa Castagna, anche in questo caso la fonte è sempre la medesima, le fotografie a cui ho fatto cenno all'inizio, tracce che si trovano accanto alla famosa orma insanguinata contenente materiale genetico umano, l'orma F43, mai analizzata nemmeno questa. Pagina 21, vado rapidamente, sempre mai analizzate, muro del corridoio della casa di Raffaella Castagna, corridoio in direzione della porta d'ingresso, faccia interna della porta d'ingresso, tutte tracce di sangue mai analizzate prima e che peraltro nella dettagliata ricostruzione della professoressa e la dottoressa Bruzzone si spiega il colore, la modalità, diciamo la caratteristica morfologica di queste macchie, il tipico aspetto di macchie di sangue proiettate contro una superficie verticale e successivamente essiccate. È sangue, ci spiega la dottoressa Bruzzone. Non sono macchie compatibili con un altro tipo di matrice e sono macchie di sangue che ritiene la dottoressa di dover assegnare e riferire alla signora Castagna in ragione della dinamica globalmente ricostruita sull'aggressione alla signora Castagna, che era la persona più vicina alla porta d'ingresso e che era la persona che allora chiuse la porta dietro di sé rientrando in casa e trovandosi dinanzi i propri assassini. Infine, pagina 33, altro elemento di novità, le macchie di sangue del povero bambino. Non sono compatibili con la dinamica descritta da Rosa Bazzi e con la dinamica descritta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero. Per costoro il bambino è stato aggredito, Rosa Bazzi questo ha dichiarato, è stato aggredito nella stessa posizione in cui e poi è stato rinvenuto. Se così fosse stato, ci spiega la dottoressa Bruzzone, allora il sangue avrebbe dovuto essere proiettato a notevole distanza, quantomeno mezzo metro se non anche più, schizzando sulla parte sinistra e sulla parte sinistra non è stata trovata nemmeno una goccia di sangue. Questi non sono dati che possono essere a nostro avviso pretermessi perché sono impattano in maniera diretta, frontale con le dichiarazioni degli assistiti. Rinvio ancora una volta ai colleghi che affronteranno il tema. E mi avvio alla conclusione. In disparte la consulenza Rabitti sull'energia elettrica che non pone peculiari problemi di metodologie scientifiche su cui quindi non mi soffermo affatto. Rimane ultima consulenza quella sulle false confessioni di cui si occuperà prevalentemente l'avvocato Bordeaux ma anche l'avvocato Schembri. Io non dico quasi nulla su questa consulenza sebbene tanto ci sarebbe da dire su di un versante che è il versante delle conoscenze psichiatriche. Perché la consulenza sulle false confessioni si caratterizza, potremmo dire, per due parti dal punto di vista del suo globale impianto. C'è una prima parte che consta di una serie di perizie di tipo psicologico e psichiatrico condotte sugli assistiti e sono esattamente cinque, in disparte poi la pluralità di valutazioni con riferimento ai colloqui che sono stati espletati dal professor Sartori, Scarpazza e Zago, ma ci sono anche delle perizie che provengono da un contesto indiscutibile, CTU, all'interno di un altro procedimento penale nel quale viene effettuata una perizia sulla figura di Olindo Romano. E questa prima parte è, potremmo dire, quasi servente alla seconda, nel senso che serve a fotografare con dovizia di particolari e nel rispetto del metodo scientifico qual è la condizione psicologica e psichiatrica di entrambi gli assistiti, il che è indispensabile per la seconda parte, quella relativa al vaglio della modalità con cui costoro furono esaminati al fine di tenere conto della loro peculiare vulnerabilità, che ripeto verrà dopo meglio esplicata, vulnerabilità su cui impattano proprio delle tecniche assolutamente
assolutamente inadeguate. Io dicevo, non dico quasi nulla su questo aspetto, mi limito a richiamare l'attenzione della Corte sulla letteratura scientifica sopravvenuta, come ho fatto fin qui, indicando i relativi allegati per agevolare il vaglio. Letteratura scientifica amplissima, sopravvenuta dopo il 2010, indicata all'allegato 2 di questa CTP per lo svolgimento di un'analisi dettagliata delle confessioni. Letteratura scientifica sopravvenuta sui fattori causali delle false confessioni certe, cioè una letteratura scientifica che si è formata non in astratto su quali potrebbero essere i fattori che inducono delle false confessioni, ma una letteratura formata analizzando quelle false confessioni, e sono tantissime, ne danno atto i consulenti nell'elaborato, confessioni di cui si è acclarata la falsità e quindi sono stati individuati i fattori causali retrostanti. Anche in questo caso, allegato 2 della CTP, pagine da 17 a 34 della relazione. E tra tutte, mi permetto, tra tutte proprio le diverse tecniche individuate, di richiamare particolarmente l'attenzione, che credo verrà poi, sulla tecnica che verrà poi illustrata meglio, che è la tecnica RAID, perché è una tecnica elaborata proprio nel 2001. Quindi quando nel 2006 avvengono i fatti per i quali è processo e di lì a poco verranno interrogati i nostri assistiti, nel 2006 quella tecnica RAID impazzava, era nel pieno, era in auge, diciamo, no? Era esattamente la tecnica che veniva utilizzata dagli investigatori, e dico soltanto che era basata su due punti fermi: distruggere le negazioni e la resistenza del dichiarante, aumentare il desiderio di confessare. È caratterizzata da tecniche di massimizzazione, di minimizzazione, tutte quelle tecniche che vedremo sono state utilizzate proprio nei confronti degli assistiti, esattamente quelle tecniche che le linee guida oggi condannano, stigmatizzano come uno dei fattori principali che può cagionare una confessione falsa, ed è esattamente la tecnica che venne utilizzata nei confronti degli assistiti. Quindi, rinviando, come già detto alla collega, per il dettaglio, concludo però permettendomi di citare, era già stato anticipato prima dall'avvocato D'Ascola, al professor D'Ascola, le parole, credo, più insigni sull'argomento delle false confessioni, che sono le parole di Enrico Altavilla, sicuramente uno dei più grandi e noti giuristi italiani, ma anche caposcuola della psicologia giudiziaria, ed è questo il dato che pure ci interessa particolarmente, che sulla falsa confessione frutto di eterosuggestioni ha dedicato amplissima parte della sua produzione scientifica, e che all'interno del secondo volume del suo testo di psicologia giudiziaria, dedicato agli attori del procedimento penale, scrive testualmente, io mi permetto di consegnare alle eccellenze della Corte le parole direttamente di Enrico Altavilla: individui dalla mentalità angusta, fortemente suggestionabili, possono con facilità rimanere perplessi di fronte ad un'accusa precisa. Arrestati nel carcere possono subire un fenomeno di concentrazione psichica, nella quale, ossessionati dal delitto che viene loro imputato, cominciano col dubitare che ne siano veramente autori e finiscono col convincersene. In queste condizioni psicologiche si comprende come essi possono essere indotti a confessare. Avviene perché la loro confessione si inquadra nella loro memoria come il ricordo di un avvenimento reale che essi alle volte riproducono anche a distanza di tempo e con precisione di dettagli. E questo lavoro di deformazione è spesso completato dal giudice. Si fa riferimento, cioè, di lì a poco, da parte di Altavilla, alle contestazioni, leggo testualmente ancora, con suggestiva convinzione, e si comprende che ne derivi con facilità una falsa confessione. Conclude Altavilla con le parole di un altro nome insigne, che è quello di Eugenio Tanzi. Eugenio Tanzi, che nel suo testo di psichiatria forense, e con le sue parole concludo, scrive alla pagina 124: certi individui, timidi, emozionabili, suggestionabili e confusi, ci dirà l'avvocato Bordeaux, se erano suggestionabili, se erano confusi, se erano effettivamente in queste condizioni i nostri assistiti, non possono resistere a lungo ad un interrogatorio inquisitoriale, quello che è condotto con la tecnica RAID e con altre tecniche seguite per entrambi gli imputati, pieno di domande suggestive, pieno di dilemmi stringenti, sono esattamente i dati che riscontriamo nel caso concreto, pieno di esortazioni ad una confessione completa, di lusinghe e di intimidazioni, e per le più varie ragioni che Tanzi ipotizza, anche calcoli sbagliati di difesa, confusione, fraintese, evidenze diverse, questi individui finiscono col confessare il delitto che viene loro attribuito in tutti i particolari che vengono suggeriti o persino con particolari inventati,
che per fortuna, conclude Tanzi, a volte vengono smentiti dall'istruttoria. E allora l'auspicio di questa difesa è evidentemente proprio che si possa qui riaprire un'istruttoria che consenta di smentire quanto non è stato smentito nel 2011, convinti anche che tornare indietro in questa fase, negando anche la ammissibilità, quella astratta ammissibilità che già è stata, come prima si è evidenziato, affermare, significherebbe in qualche maniera contraddire anche la valutazione che già si è cristallizzata all'interno del decreto che dispone il giudizio, in contrasto con la giurisprudenza ampiamente richiamata e sottoposta prima ad esamina. Grazie. Allora, sospendiamo fino alle 14:30, così diamo la possibilità a qualcuno.